Guardate che bella questa pizza ripiena. Sapete di cosa è ripiena? Adesso vi faccio vedere, la apro. Guardate, salsiccia e friarielli, un altro piatto tipico della tradizione partenopea. Perché di solito anche nelle pizzerie c'è la classica pizza, o uno anche a casa fa la salsiccia e friarielli, ma la pizza normale. La pizza ripiena di salsiccia e friarielli è proprio un piatto tipico nostro, partenopeo. E in onore alla pizza salsiccia e friarielli che è partenopea, ho messo di nuovo il grembiule dedicato alla mia città. Eccola qua. E con questa pizza favolosa, profumatissima di salsiccia e friarielli ripiena, vi auguro buona cena e soprattutto vi dico, venite con me, così vedete come l'ho fatta. Seguitemi. Dai su, venite con me. Ok, allora venite con me. Ciao ciao. Allora, per preparare l'impasto per la pizza, ho preso due farine, quella a basso indice glicemico e quella di tipo 2, macinata a pietra. Me ne servono 450, quindi ho diviso a metà, 225 di farina a basso indice glicemico e 225 di questa macinata a pietra di tipo 2. Le ho mescolate, ok? Poi avrò bisogno di 10 g di sale fino, io uso quello rosa, 5 g di lievito fresco e 300 ml di acqua a temperatura ambiente. Allora, adesso le due farine mescolate le metto nella planetaria. Aggiungo il sale, perché il sale, ricordatevi, non deve stare mai a contatto con il lievito, altrimenti blocca la lievitazione praticamente. Quindi il sale lo mescoliamo con la spatola insieme alle farine. Adesso sciogliamo il lievito nell'acqua. Una volta sciolto nell'acqua, lo versiamo nella farina. Voilà. Montiamo il gancio alla planetaria e partiamo. Prima con la velocità minima e poi sapete che col gancio si può arrivare fino a velocità 1. A questo punto aumento di velocità. Staccate un attimo, altrimenti non mi sentivate. Benissimo, quando l'impasto è ben incordato ed è tutto staccato dalle pareti, è pronto. Perfetto. In una bowl un po' più grande mettiamo la farina sotto e mettiamo il nostro impasto dentro. Bene, ora mettiamo una pellicola sopra, pellicola, canovaccio sopra e adesso lo mettiamo a dormire, a lievitare ovviamente. Ecco qui l'impasto dopo 10 ore come si presenta e adesso così com'è lo andiamo a mettere in frigo, così sta tutta la notte in frigo. Almeno 8 ore e poi domani altre 12 ore prima di preparare la pizza. Perfetto, impasto nel frigo, resterà tutta la notte, far la nanna e poi la lievitazione. Questa è la lievitazione doppia perché praticamente quando lo mettiamo in frigo blocchiamo la lievitazione, ok? Ecco qua, adesso lo togliamo dal frigo, lo rimpastiamo un po' e dividiamo il panetto in due panetti. Preparato un tagliere con un po' di farina. Reimpastato, ora lo dividiamo in due con un tarocco. Ecco qua i due panetti, l'ho diviso con questo, col tarocco in due. Adesso metto un foglio di carta forno e poi un canovaccio. Così, messo questo perché sennò si appiccica poi sul canovaccio. Poi mettiamo il canovaccio sopra. E lo lasciamo ancora lievitare per altre 10 ore. Anzi 12 perché è stato 8 ore, quindi in frigo, allora altre 12 ore. Per mettere anche solo un po' di farina sul tagliere va bene anche quella tipo 0, normale, tenero, tanto è solo per non farla appiccicare. Ora lasciamo lievitare altre 12 ore. Questi sono praticamente 800 grammi di, volte chiamarli cime di rapa, ma questi sono veramente i friarielli, che ho pulito e adesso sono a bagno nell'acqua. Dopo li risciacquo e li metto a sbollentare poco poco. Li risciacquo sott'acqua corrente perché sono stati a bagno in acqua disinfettante.
In una pentola larga e alta metto un mezzo bicchiere d'acqua, aggiungo una presa di sale grosso, ma potete mettere anche quello fino per lasciare che così la verdura rimanga ben aperta, perciò metto il sale, quindi se volete mettete anche voi. Allora, c'è chi i friarielli o la cima li fa direttamente, come si dice a Napoli, affogato, cioè direttamente nella padella con l'olio, peperoncino e aglio. Io li faccio sempre sbollentare un attimino prima e poi dopo li passo in padella. Avete visto soltanto con mezzo bicchiere d'acqua, adesso li copro e lascio cuocere. Giusto, appena poi esce, inizia, proprio vedete che l'acqua inizia a bollire quel po' d'acqua che c'è, che poi altra acqua la tireranno fuori loro stessi, spengo. Ovviamente mettiamo il coperchio ben chiuso sopra, appena sentiamo che inizia il bollore lo scopriamo. Inizia il bollore, scoperchiamo, giriamo un po', perfetto, e adesso spegniamo. E li togliamo dall'acqua con un mestolo ragno, mettiamo un po' di muscolo la pasta, ok. Poi li mettiamo in una terrina e poi dopo li faremo andare in padella con olio, se volete mettete anche l'aglio, mettete solo il peperoncino e poi la salsiccia aggiungiamo. Eccoli qua nella terrina. Vedete, io ho messo mezzo bicchiere d'acqua, ma loro comunque poi ne tirano fuori anche altra. Ok, friarielli cotti. Allora, una volta che poi i friarielli li abbiamo messi nella terrina, andremo a farli in una padella e ovviamente cuoceremo anche le salsicce, tre salsicce, che dobbiamo fare la pizza ripiena di friarielli e salsicce. Una bella padella ampia con un bel giro d'olio, io metto solo peperoncino, ma voi potete mettere anche l'aglio. Ovviamente qui per i friarielli. Di qua le tre salsicce con un pochettino d'acqua, accenderemo ovviamente sotto il gas. E quando poi l'acqua sarà praticamente asciugata, punzecchieremo le salsicce con i lebbi della forchetta. Perfetto, facciamo insaporire bene bene i friarielli nell'olio con il peperoncino. A questo punto, quando l'acqua si è asciugata, noi li punzecchiamo un po' con i lebbi della forchetta e così li lasciamo leggermente asciugare e poi li metteremo insieme ai friarielli. Eccoli tutti punzecchiati. A questo punto li metteremo insieme ai friarielli. Ok, lasciamo cuocere ancora per 5-6 minuti. A questo punto ogni singola salsiccia la tagliamo a fettine. Ok, queste fettine le facciamo ancora a metà. Così, e le rimettiamo in padella. Ancora un paio di minuti in padella e basta. Adesso spegniamo, mettiamo una terrina a raffreddare un attimo. Ecco qua. Salsicce e friarielli in una terrina e facciamo raffreddare un attimino e togliamo i peperoncini. Ecco qua, glieli ho tolti. Una volta che poi i salsicce e friarielli sono raffreddati, sono ben, ormai è passato un po' di tempo, andiamo a prendere i due panetti, che vedete hanno fatto ancora il loro dovere, sono lievitati ancora un po', e iniziamo ad accendere il forno a 200 gradi, forno statico. Un filo d'olio in una teglia da 28 centimetri di diametro. Spennelliamo il filo d'olio e mettiamo un panetto, praticamente lo stendiamo con le mani e facciamo un disco per riempire la teglia. Dobbiamo foderare la teglia praticamente. Con un disco foderiamo la teglia, la punzecchiamo un po' il disco di pasta e poi riempiamo. Ok, una volta messo il ripieno mettiamo l'altro disco di pasta sopra. Ok, una volta chiuso cerchiamo di fare poi tipo un cordoncino tutto intorno, punzecchiamo ancora un po' con la forchetta, spennelliamo un filino d'olio e inforniamo a 200 gradi per almeno 50 minuti, forno statico. Pronta per essere infornata. Eccola qui. Ok, eccola al forno. Ora impostiamo 200 gradi, forno statico, almeno 50 minuti. Ancora qualche minuto ed è cotta. Fate sempre la prova a stecchino. Ecco qui la pizza salsiccia e friarielli ripiena appena sfornata. Ora aspettiamo che si raffreddi un attimo e la mettiamo in un vassoio.